autore Pierpaolo Segneri, autore di questo libro In che mondo viviamo, in versione cartacea. Ne abbiamo parlato più volte, però ribadiamo questo aspetto che in qualche modo caratterizza questa associazione di cultura politica, che è appunto Il Cantiere, questo aspetto fondamentale che sta, poi abbiamo anche parlato con Marco D'Agostini, sta anche nello statuto, insomma, questa identità tra cultura e politica. La cultura è politica, la politica è cultura, sicuramente anche in questa fatica letteraria, se così possiamo dire, questa creatura letteraria, si rispecchia questo principio. E possiamo dire che oggi abbiamo presentato di nuovo il romanzo cosmico con un'ottica diversa, cioè facendo capire quanto sia forte l'energia di un libro che da letteratura, da romanzo, può diventare progetto politico. Abbiamo lanciato l'idea dell'impresa dei mille corsari, no? Riprendendo un po' l'impresa di Garibaldi. Culturale, no? Creativa, artistica, dove gli elementi più forti sono proprio gli elementi della fantasia, come diceva Marco Pannella, che è vissuta come necessità. Non abbiamo gli spazi di poter insomma parlare alle grandi masse, ma abbiamo la fantasia, la creatività, perché la nostra parola possa comunque circolare, magari sul web, magari su internet, attraverso tutti gli strumenti che possono capitare. E questo può essere veramente una cosa che coinvolge. Io immagino i corsari, poi alla Pierpaolo Pasolini, no? Scritti i corsari, quindi salire su un galeone attraverso l'oceano, attraverso le tempeste, il mare a forza 8, riuscire a raggiungere quest'isola, che non so se è l'isola del tesoro o l'isola che non c'è, no, di Peter Pan, ma è la possibilità di navigare in mare aperto per una politica altra, perché l'idea, abbiamo anche spiegato in altre occasioni, è questa: è come se vivessimo in un sistema bloccato, no? Qui abbiamo una moneta di 20 centesimi e abbiamo da un lato, praticamente c'è il partito della nazione, questo è il progetto. L'alternativa al partito della nazione è rappresentata dal Movimento 5 Stelle, ma è semplicemente l'altra faccia della stessa medaglia. È l'altra faccia della stessa moneta, è una moneta di vecchio conio, e il bordo che è intorno a questa moneta in realtà sono la Lega di Salvini e Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, che tengono insieme questo sistema bloccato. Potrebbero giocare a testa e croce come vogliono, possono rimanere anche in bilico le monete, ma non c'è altro. In realtà è come se tutto si muovesse su un unico piano. Ecco, questa è la raffigurazione simbolica. Noi dobbiamo uscire da questa logica della testa e croce e dell'elemento statico, cioè anche il Movimento 5 Stelle, adesso lo dico, potrà sembrare forte all'interno comunque del Cantiere, siamo molto attenti al Movimento 5 Stelle, anche in senso positivo, perché da quando sono arrivati nel 2009 rappresentano veramente la nuova stagione e quindi avranno addirittura, secondo me, oggi la forza di prepararsi al governo del paese, non c'è problema. Cioè quello che Marco Pannella definiva il regime, no? Il regime è già come un elemento accettabile, e quindi il Movimento 5 Stelle può andare al governo del paese in perfetta sintonia con il regime, che è questo, cioè il regime è quello che non ti dà possibilità altra rispetto a quella che ti viene diciamo propinata attraverso la televisione, i grandi mass media. Il Cantiere ha questa caratteristica: siamo senza soldi, ci autofinanziamo, siamo senza potere perché non abbiamo poltrone, non gestiamo potere, siamo senza ricerca di consenso perché non ci dobbiamo candidare, in quanto l'associazione di cultura politica Il Cantiere non è un soggetto elettorale ma è un'associazione culturale, e senza niente stiamo cercando di fare questa rivoluzione armonica, cioè di presentare altro su una dimensione che potremmo dire tridimensionale, una dimensione rivoluzionaria nel senso astronomico del termine, e con gli oggetti che fuoriescono un po'
dalle tasche, un po' come capitava al personaggio Eta Beta, no? Di Walt Disney, che era l'amico di Topolino, che arrivava da futuro per passare le vacanze insieme a Topolino e che tirava fuori dal gonnellino che portava tutti gli oggetti, che risolveva tutti i problemi. Ecco, noi pensiamo che le idee possono essere questi oggetti che possono essere tirati fuori e devono circolare. In questo sistema bloccato i galeoni, i corsari, lo spirito pasoliniano di pionieri, di grandi spiriti coraggiosi anche nell'umiltà, anche nella vita quotidiana, anche nell'elemento più semplice della nostra vita di tutti i giorni, avere la possibilità di dare un impulso verso qualcosa che possa far emergere quella coscienza universale. Questo è il senso del libro, In che mondo viviamo, è la richiesta di fare un salto di qualità, un salto di paradigma, e fare in modo che emerga un pensiero elevato, che emerga la coscienza e che l'universo possa ritrovare una propria armonia, una propria rivoluzione cosmica, una propria rivoluzione copernicana, che si può fare solo attivando un cambiamento di paradigma, quindi di mentalità, di cultura. È come passare dalla teoria tolemaica, con la Terra al centro del sistema astrale, alla teoria copernicana. Questo è il libro.